Professore Manzato, oggi ha indicato e ha dato consiglio di non disperdere le produzioni anche delle varietà autoctone rosse. Sì, in effetti il mercato mondiale ovviamente chiede il vino frizzante perché sta esplodendo, penso, la parte prosecco e anche i vini rossi, diciamo, di tradizione come il Valpolicella che sta sfondando il mercato. Però penso che anche i rossi, che in qualche misura stanno soffrendo in questo momento, debbono essere all'interno della programmazione promozionale della Regione del Veneto, perché ritengo che siano dei prodotti che possano trovare mercati e possono quindi anche dare soddisfazioni economiche al di là ovviamente delle produzioni che oggi vanno per la maggiore. Quindi un mercato dei rossi che sta brillando in qualità più che in quantità, e quindi quali prospettive ci sono per il prossimo anno? Ma il prossimo anno faremo una politica aggressiva, quest'anno e anche il prossimo anno, sia nei mercati internazionali sia nei mercati, diciamo, italiani. Però è ovvio che quando si parla di rossi o di bianchi si deve sempre fare riferimento alla domanda mondiale o comunque al mercato, al consumatore che richiede, è lui che richiede un vino rosso piuttosto che un vino frizzante. Quindi l'attenzione è su quei mercati che in qualche misura sono abituati a un consumo di vino rosso e che in qualche modo possa essere anche sensibilizzato in termini di investimenti promozionali. Quindi dobbiamo tenere sempre a mente che non possiamo andare nella direzione di un monoprodotto in alcune zone del Veneto, ma bisogna anche diversificare per essere più competitivi. Quindi possiamo ipotizzare un posizionamento di mercato medio-alto magari per i vini rossi? Beh, il fatto che la grande produzione e l'esportazione dei nostri vini siano legati alle denominazioni di origine significa che abbiamo già fatto una scelta di qualità che sicuramente già sta pagando, ma pagherà ancora in futuro.